Thank you.
Grazie. È sempre un'emozione bellissima suonare in questo teatro straordinario che abbiamo a Fabriano. Grazie di essere venuti così numerosi. Vi dico giusto due parole su questo lavoro che abbiamo fatto insieme a Ferruccio sulla musica di Ennio Morricone. È una proposta che in realtà ci è arrivata dalla Francia, dove io vivo da qualche anno, dal produttore Pierre Darmon della Bonsai Music, che ci ha così chiesto di fare questo lavoro su Morricone. All'inizio siamo stati un po' così titubanti per il troppo rispetto e quasi, senza il quasi, la venerazione, diciamo, per questo musicista straordinario, e poi ci siamo lanciati e abbiamo scelto sia brani conosciuti del repertorio per il cinema di Ennio Morricone, sia brani meno conosciuti. Forse questi due brani con i quali abbiamo iniziato il concerto appartengono a questa seconda categoria. Quindi il primo è un brano in realtà che nasce come una canzone, si intitola My Heart and I e faceva parte della serie televisiva La Piovra. Il secondo, Un uomo si è dimesso, è la parte della colonna sonora di un film dei primi anni 70, La tarantola dal ventre nero. Adesso invece andiamo su qualcosa di più conosciuto, anche se più conosciuto a livello di film e di regista. Stiamo parlando di Pedro Almodóvar e il film era Legami, e vi suoniamo il tema principale del film, appunto scritto da Morricone. Grazie.
Grazie. E ancora un applauso per Giovanni Ceccarelli al piano. Con Giovanni ci conosciamo dal lontano 1989, quindi sono appena 31 anni di soprattutto amicizia e poi condivisione anche di tanti progetti, fra cui quest'ultimo registrato fra l'altro nel 2019, quindi molto prima della scomparsa sia del maestro Morricone e sia ovviamente del lockdown che ci ha fermato, come tutti sappiamo. E volevo introdurre appunto questo brano che adesso ci farà ascoltare Giovanni, che fa parte di quei capolavori assoluti che secondo noi diverranno dei veri e propri standard, come magari lo è Over the Rainbow, My Funny Valentine. Sicuramente dalle prime note riconoscerete questa melodia incredibile del maestro. Buon ascolto.
mio grande amico, grande collaboratore musicale, Ferruccio Spinetti. Io alla base sono un pianista e in questa avventura di Morricone quindi abbiamo deciso che, cioè, mano a mano che entravamo nella musica di Morricone abbiamo visto che avevamo voglia di mettere tanti timbri diversi, quindi mi sono piano piano allargato verso le tastiere, i vari strumentini. Allora, con gli strumentini acustici, visto che noi siamo generazione analogica comunque, qua nessun problema, qua, sul lato sinistro. Sul lato destro ce n'è sempre una, ogni concerto ce n'è una. Quindi è il pedale che non funziona, la tastiera che non collabora col computer. Quindi probabilmente sono io un troglodita, però ecco, quindi io volevo solo far parte di questa mia frustrazione elettronica. Basta, finisco qua. Tra l'altro sono sicuro che Morricone sarebbe d'accordo con me, perché non lo vedevo tanto tecnologico nemmeno lui, però non lo conosco. E anzi, questo andrebbe chiesto a una persona che ci ha tanto aiutati in questa scelta del repertorio e è andata a scovare dei temi che noi non conoscevamo nel repertorio immenso di Morricone. Stiamo parlando di un grande amico fabrianese che penso sia qua con noi, è Massimo Cardinaletti, lo vogliamo ringraziare. Pierre Darmon, il produttore di Bonsai Music, ci ha lasciati molto liberi nella scelta del repertorio. L'unico pezzo che ci ha chiesto di fare è questo che suoneremo ora. È tratto, fa parte quindi della collaborazione fra Ennio Morricone e Sergio Leone. Quindi il film è Giù la testa e il tema si intitola I figli morti. Thank you.
Questo pezzo io lo trovo straordinario perché è uno dei pezzi dove ci si rende conto che Morricone, in una situazione molto drammatica nel film, invece di sottolineare questo dramma, in qualche modo accentuare quello che è già espresso dalle immagini, crea come un piano parallelo, per cui c'è un nuovo sentimento che si crea e che si sovrappone a quello del dramma di questo padre che entra nella dimora dove c'è la sua famiglia e scopre che appunto tutta la sua famiglia è stata sterminata, no? In questo film dove ci sono dei momenti così di crudeltà come sapeva creare appunto Sergio Leone. Allora adesso noi concludiamo questa prima parte, poi c'è musica nuda. E, allora, prima di presentarvi l'ultimo pezzo faccio un piccolo annuncio pubblicitario, cioè il disco ce l'abbiamo qua, come ci sono qua i dischi di Ferruccio e Petra, quindi soprattutto chi ancora ha queste macchine antichissime chiamate lettori CD, ma anche nel computer, alcuni computer ci sono ancora i lettori CD, quindi vi invitiamo alla fine del concerto a venire a, insomma, a, almeno a vedere i nostri CD all'ingresso. E, quindi adesso finiamo con un altro brano dal nostro album Mor Morricone. È un pezzo da un film di Patroni Griffi, il brano si chiama Metti una sera a cena. Grazie.
Giovanni Ceccarelli, da Fabriano, da Parigi ormai. E Ferruccio Spinetti. Petra Magoni. Quando passerà, lei ti leverà la sete, solo se vorrà, solo se vorrà. Tu per questo sei là. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Travolgerà le case quando piangerà, quando piangerà. Ma ritornerà l'estate se sorriderà. Strade che lei sul mondo fa, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa. Thank you.
se ti bacerà, se ti bacerà. Ma sprofonderai all'inferno se si fermerà. Sei là, tu per questo sei là, per le strade che lei sul mondo fa, tu per questo sei là, per le strade che lei.